Dico solo due parole sui danni possibili dal gas non convenzionale. I gas non convenzionali implicano la fratturazione idraulica sotterranea di un grande ammontare di rocce per ricavarne il gas, e gli effetti possibili sono molto più dannosi della coltivazione del gas convenzionale. Mi è stata data anche una risposta, e nella risposta si cita degli allegati e si dice sostanzialmente è un'altra cosa rispetto a quella che intendiamo fare qui. Ora, ringrazio della risposta, però voglio far notare che il gas convenzionale è arrivato anche in Italia, non convenzionale, è arrivato anche in Italia. C'è un'azienda che ha avuto in Toscana un permesso sul fiume Bruna, e questa azienda non aveva avuto il permesso per fare fratturazione di rocce, ma è bastata una piccola modifica, un permesso del Ministero, una pubblicazione sul BUIG, e direttamente è stato modificato l'obiettivo. Nessuno ne ha saputo niente, tranne quelli che sono andati a leggere queste cose. Quindi non è detto che se oggi si dà un permesso per gas convenzionale, domani questo non possa essere modificato direttamente a livello ministeriale con relativa facilità. Oggi, adesso è il momento in cui questa cosa si può bloccarla. Una comunità non può dire sì o anche una valutazione positiva con prescrizione a queste ricerche senza tenere conto di quello che succederà dopo. Quando si estrae un fluido dal sottosuolo e si tratta appunto della subsidenza, e appunto volevo informare semplicemente i qui presenti che appunto tutte le volte che si prende un fluido, un gas è un fluido, dal sottosuolo, succede che il terreno si schiaccia, si compatta, e ora ovviamente dal momento che a livello quantitativo la società mi sembra che non abbia detto niente, comunque onestamente non mi sono neanche informato più di tanto, e a livello qualitativo appunto il terreno tende a schiacciarsi, che c'era appunto il problema della subsidenza, quindi il terreno si era abbassato in una ventina d'anni di anche 2-3 metri, quindi annualmente la velocità, diciamo, nei punti in cui più critici, la velocità appunto di abbassamento del terreno poteva raggiungere anche 10 cm. In queste valle si sono già attivati alcuni comuni, e già alcuni comuni hanno detto la loro. E 10 comuni che nelle nostre valli si sono espressi. Camugnano si è già espresso negativamente. Castello di Serravalle si è già espresso negativamente, Grezzana Morandi negativamente, Marzabotto no, Monte San Pietro esclusione totale o parziale, l'ha già detto prima il vostro assessore, Savignano parere negativo, Sasso Marconi parere negativo, Vergato esclusione di molte aree, Parco di Montesole parere negativo, Loiano negativo, Pianoro negativo. Questi hanno già detto la loro. Savigno ha detto di no, ha limitato. Io l'8 dicembre, 7 dicembre ho chiesto, ma c'è il pozzo? Mi dicono tutti di no. In realtà il mese prima era stato chiesto da parte degli uffici VIPS della regione ad Antol un'integrazione dello studio di impatto ambientale proprio sul pozzo. Quindi, allora, in questa integrazione, che poi entrò il manca quantomeno per Panari, non so se manchi per Reno oppure se non sia stata semplicemente inserita nel sito, ancora risponde. Allo stato attuale non è d'obbligo la perforazione di un pozzo esplorativo. Allora è buffo che l'attività imprenditoriale preveda un obbligo, ma non è buffo se noi pensiamo qual è l'interesse prevalente, che è quello dello Stato di trovare un operatore privato che gli tiri fuori del gas che è suo e sul quale vuole intascare delle royalties. Questo poi per capire, ripeto, per capire le dinamiche che ci sono dietro. Il perché Antoine parla di obbligo è esplicitato in questo modo. Le attività, vi leggo, sto citando, poi vi dico da dove, le attività previste nel programma lavori sono generalmente realizzazione di studi, eccetera, eccetera, linee sismiche, eccetera, e perforazione di uno o più sondaggi esplorativi per confermare la validità delle indagini precedenti.
e, continua la citazione, la perforazione dei pozzi è obbligatoria per legge per l'ottenimento del permesso. Cos'è questo permesso? Il permesso è quello che ci hanno detto all'inizio, verrà rilasciato se questa via darà parere positivo. Ciò che io citavo, che dice che la perforazione dei pozzi è obbligatoria per, come dire, il completamento di queste permesse di ricerca, è l'allegato tecnico emesso dall'ufficio della regione a una risposta all'interrogazione Fabio De Franceschi che firma la stessa Mozzarelli. Quindi, ricapitolando, questo cavolo di pozzo sembra essere, o quantomeno la disponibilità, la forte propensione a fare questo pozzo sembra un corollario indispensabile, sembra, perché il livello legislativo spaventoso è terribilmente intricato, un corollario indispensabile di questa via. Allora, il rischio concreto è che siano vere tutte le cose, sia vera anche la cosa che ci è stata detta a Sasso Marconi, che ci sarà un'altra sia e un'altra via, ma che quest'altra sia e quest'altra via saranno essenzialmente sul livello esecutivo del pozzo. Quindi questa è la cosa, come dire, che ritengo importante, perché se in questa fase noi possiamo chiedere, anzi no, in questa fase loro ci dicono, c'era scritto prima su una slide, l'opzione zero non è necessaria perché non si fa niente di male nella ricerca, è vero, però nel momento in cui si va a fare una via, una SIA su un progetto che di fatto è esecutivo su un pozzo, chi può proporre un'opzione zero su un progetto che ha già una sua esecutività, perché mezzo pozzo, praticamente, diciamo, il concetto di pozzo è già stato approvato in questa SIA dove non c'è l'opzione zero. Quindi vedete che abbiamo un grosso problema rispetto a questo. Quello che mi viene da pensare è che in questo momento in cui mi vedo tagliare servizi perché ci sono poche risorse, perché comunque bisogna fare risparmi di ogni genere, sto vedendo la macchina regionale che si è mossa, credo, con conferenze di servizi, con impieghi di risorse, perché comunque la persona che sta dall'altra parte del tavolo credo che abbia un forte valore aggiunto per la mia vita e per il mio territorio, a fronte di un progetto che probabilmente presenta delle lacune tali che non doveva nemmeno forse essere preso in considerazione, nel senso che quando io per esempio mi avvicino alla mia amministrazione per fare qualcosa che ha delle incidenze su un bene comune, cerco di arrivarci con qualcosa che faccia lavorare gente su un progetto definitivo e che quindi possa far lavorare bene e far prendere delle decisioni concrete a chi comunque viene anche pagato da me. Quindi il mio discorso è, pur ammettendo che tutta questa faccenda si risolve in nulla di fatto, mi piacerebbe sapere per quale motivo adesso mi devo sostenere io cittadina i costi di tutta questa cosa e come potevano invece in questo momento essere impiegate meglio risorse che invece alla fine sono state utilizzate per progetti di valutazione che hanno visto per esempio silenzio assenso e cose di questo genere. Sono molto indignata perché ogni giorno mi sento dire che comunque devo fare sacrifici e le competenze che comunque ci sono magari non vengono usate troppo bene. Il signorante, mi scusi se non ricordo il suo nome, prima si è fatto scappare che una previsione, uno studio sulla quantità di esplosivo da usare, sui mezzi da usare, è stato fatto, ed è anche logico che sia stato fatto. Visto che si è fatto scappare questo, se ci illustra anche, se ci dice tecnicamente, se in montagna ci vuole più esplosivo oppure meno, se in pianura ce ne vuole meno, presumo in montagna ce ne voglia di più, il che con rischio frane è anche peggio. Grazie. Poi vorrei appunto segnalare che, continuando nel discorso della Dorsogna, che appunto segnala quante persone, quanti problemi legati alla salute ci siano, perché purtroppo in questi fanghi che appunto vengono utilizzati per le trivellazioni, molti contengono metalli, cromo, mercurio, baro, toluene, eccetera. Sono tutte cose altamente dannose, perciò va da sé che oltre ai vari danni che possono essere causati nell'atmosfera, ci sono danni che proprio vengono dati da questi prodotti che l'industria chimica non sempre dice, insomma, perché voglio dire sono attività un po' particolari. Allora, il primo è il discorso delle compensazioni che l'abate Morselli l'abate.
diceva sono proprio inerenti a quello che ha detto lei, cioè si riferiscono a danni eventuali fatti durante l'acquisizione o... No, questa non è una compensazione, questo è un risarcimento danni, le compensazioni sono cose in avanti. Allora, le compensazioni si prevedono quando lei deve per esempio fare un pozzo, lei si fa un compromesso con le autorità per trovare un accordo, questo è quello che la legge prevede. Io al di là di quello poi non... Questo è un risarcimento danni, le compensazioni sono cose che si mettono in un... progetto che ha un impatto ambientale per risarcire sommariamente, non per dei danni, ma per il disagio arrecato alla comunità. Allora, guardi, questo si può fare in vari modi in una fase successiva, discutendo eventuali partecipazioni, eccetera, ma... No, questo è previsto nelle procedure che deve essere specificato... Scusate, per favore, non facciamo il dibattito a due, altrimenti... Sulla quantità d'esplosivo, allora in passato si usava delle quantità abbastanza rilevanti, cioè le vecchie linee ENI registrate in Appennino arrivavano fino a 8 kg di esplosivo nei pozzetti. Attualmente sulla normativa anche italiana siamo sul limite di un chilo e mezzo. A profondità generalmente varia dai 10 ai 15 metri. Questo viene fatto ogni 50 metri. I punti di scoppio, poi si agisce in, muovendo anche i ricettori geofoni. Questo non l'avete scritto. 1400. Allora, guarda, il progetto non c'è scritto. C'è scritto in linea di massima perché le ripeto, il progetto non è esecutivo. Io vi do perfettamente ragione nel discorso che il progetto, però... Allora, voi dareste un permesso prima di avere un progetto? Non credo. Allora, il discorso che l'altro diceva prima Nardella sulla storia della società in Toscana. Allora, come qualcuno mi ha già detto, quella era una ricerca chiamata coal metanbel, cioè loro cercavano gas nel carbone, tipo il Crisù, no? Perché là c'è la lignite, ribolle, una famosa miniera. Poi si sono resi conto, infatti stanno cercando, stanno mettendo in vendita la società. Allora, per farlo molto più attraente, siccome il carbone non rende così tanto di produzione, hanno detto, ah, ma noi abbiamo trovato lo shale gas, perché così è molto più, attira molto di più degli investimenti. Ma è un motivo prettamente strategico. Scusi, ma posso... Però noi possiamo pensare tutto perché non c'è scritto nulla, non c'è scritto. Ma scusi, voi avrete visto sicuramente gli studi di Fiume Bruna, lì c'è chiaramente scritto che ricercavano il coal metanbel. Ma lei ha detto possiamo andare avanti per 12 anni, ma fra 12 anni come sarà la cosa non so. Scusi Nardella, però onestamente, ma detto, se uno deve andare a cercare delle cose, vai nei posti dove ovviamente è più facile lavorare anche, non le sembra? No, uno viene qua a cercarsi casini. Dal nostro punto di vista, noi le pensiamo tutti. Ciò che non è vietato è permesso. Allora, per favore, fate finire. No, io voglio, cioè, allora, voi veramente, non credete ovviamente una parola a quella che io dico, non credete alla regione, non credete a niente, cioè... Ma perché non le scrivete? Noi vogliamo... ma perché non sono in condizione, cioè, qui c'è un sistema purtroppo talmente confusionario, ma ha capito che l'ho detto prima, qui bisogna fare uno studio di impatto ambientale per avere una cosa, altrimenti non si può avere. Non è una cattiva volontà delle persone, cioè io capisco che voi avete perfettamente ragione nel senso di dire è molto nebulosa questa cosa, io sono d'accordo con voi, però come diceva prima Bukowski mi pare, c'è purtroppo un sistema di leggi e tutto sommato voi nel privato eccetera si segue una procedura che ovviamente uno non è d'accordo.